Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno da giù per YouTube. Yeah! Oggi siamo su Piante contro Zombie. Inizia la nuova serie, una Road to Piante contro Zombie 2, che dovrebbe uscire in questi giorni. Doveva uscire fino a luglio, ma non è ancora uscito. Forse è uscito solo su iOS, ma l'ho cercato stamattina su iPad. Niente, non l'ho trovato. Ovviamente i video avevo messo a velocità doppia, perché sennò era troppo lento e ci metteva un casino, perché soprattutto all'inizio è veramente, cioè, banale, è veramente palloso all'inizio Piante contro Zombie, perché infatti, come vedete adesso, e molti di voi conosceranno, i primi pezzi sono i tutorial dove ti fa imparare le varie piante, ti fa conoscere più che altro le varie piante. Ma entriamo subito nel vivo dell'azione, anche se di azione non si può parlare, perché ci sono questi girasolini che incominciano a ballare come dei dementi, e noi prendiamo soli, e c'è il primo zombie. Ovviamente piazzerò le cose a caso. Infatti qua ho fatto due file, sto facendo due file di girasoli con in mezzo lo sparasemi, che non è molto paura, perché sarebbe un suicidio in uno dei livelli più avanzati, tipo gli ultimi, dove arriveranno di tutto, tipo miliardi di orde, con giocatori di rugby, gente che salta con l'asta, eccetera, cose epiche, insomma. E vabbè, intanto continuiamo a prendere soli. E finiamo anche il secondo livello, la parte 2 della prima fase. E uccidiamo anche l'ultimo zombie! E sblocchiamo una catapulta, no? Le catapulte verranno anche dopo sui tetti. Ma abbiamo sbloccato la ciliegia esplosiva, che ci sarà molto d'aiuto. Non adesso ovviamente, che ci sono solo tre pezzi d'erba messi in croce qua, e quattro zombie che ci stanno sopra. Proviamo a fare qualcosa di paura? No, direi proprio di no, perché arriva solo questo zombie, poverino. Ne arriva un altro, che vabbè, fa la stessa fine del primo, ovviamente. Toc, si stacca il braccio, prendiamo un sole, piantiamo un girasole, e ne arriva un altro, e così sarà per un bel po' di livelli. Ma ora sfrutto questo video per parlare anche un po' del canale, per darvi un po' di informazioni, visto che siamo già al secondo o terzo video, non mi ricordo già più, e non vi ho ancora detto niente. Questo canale allora nasce per video gameplay su tutto quello che volete. Mettetevi dentro di tutto: PC, PlayStation 3, Xbox 360, Xbox One, PS4, manicaggino, ombrellone in Cambogia, bla bla bla. Soltanto che per ora i nostri video saranno solo su PC, per un periodo di tempo che ancora che non sappiamo, dato che l'HDPVR o l'Aufage, o comunque sia qualsiasi altro coso per registrare su PS3 o Xbox costa e costicchia abbastanza tanto, direi, e noi non abbiamo per niente i big money in questo momento, dato che non lavoriamo, non abbiamo i big money per comprarci l'HDPVR, ma comunque sia ci stiamo lavorando, e penso entro settembre o comunque settembre, ottobre, così compreremo l'HDPVR e incominceremo a smanettare con i video su PS3, su gameplay, commentary, chi più ne ha più ne metta. E come vi ho detto, per ora faremo solo video su PC, come avete visto, Scribblenauts, Piante contro Zombie, ma ce ne saranno molti altri. Infatti solo ieri ho comprato un nuovo gioco su Steam,
che vi farò vedere, è un gioco assolutamente incredibile, è un baule assurdo, amici, è una cosa completamente paurosa. Sarà forse il gioco più difficile che abbia mai visto, o comunque sia uno dei più difficili, e lo vedrete sempre in questi giorni. Faremo ovviamente nuove rubriche, ma ovviamente non me le so rivelare adesso, brutti merdoni. Lo verrete a scoprire e a sapere in queste settimane, comunque sia in questi giorni, dove pubblicheremo i nostri video. Ci saranno le varie rubriche, e non so quanti e quali rubriche avvieremo già questa settimana, ma saranno veramente tante e vi piaceranno tutte, sono sicuro. Poi ovviamente quando avremo l'HD più VR non esiteremo a fare rubriche su Black Ops, Call of Duty, che sono la stessa cosa tra l'altro, FIFA, ovviamente il GTA 5, il mitico GTA 5 che uscirà il 17 settembre, l'ho già prenotato e ovviamente non sto nella pelle di averlo, perché sarà veramente il gioco più epico che sia mai uscito su PS3 penso, e sia sulle altre console. Già dal trailer e dal gameplay ho esclamato paura! Questo è un gioco fantasmagorico. Veramente penso sia il miglior gioco che uscirà su PS3. Veramente in lotta con The Last of Us per il premio gioco dell'anno, ma penso che potrebbe anche riuscire a vincere GTA. Anche se The Last of Us è veramente un capolavoro, è uno dei più bei giochi, e aspetto veramente GTA per decretare insomma il vincitore tra i due, anche se saranno entrambi due vincitori assoluti. Ma torniamo a parlare anche del gameplay, perché questa è una delle modalità più divertenti che ci sia, il bowling contro gli zombie è assurdo, lanci le patatonze direttamente nella loro testa baccata da zombie. Sta arrivando la gigantesca orda di zombie. Wow! Orda finale! E la madonna, quanti sono sti tizi! Ma ovviamente non ce ne frega un cazzo, perché lanciamo le patatonze e basta, li abbattiamo così. Anche i tizi col cono, i simpatici tizi col cono che non morivano subito, tanto con fail. E finisce anche questo livello 1.5 con una gran vittoria. Sblocchiamo anche la mina, facciamo anche questo livello che penso sia uno degli ultimi, non so bene, non mi ricordo bene quanti ci siano, 1.6, questo è l'1.6, saranno 1.7.8 tipo. Piantiamo tutti i soli velocemente, anche una mina non ci guasta mai. Basta che però la mina si attiva, attivati, 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 brava. Boom. E arrivano altri zombie, noi intanto piantiamo un po' le cose a caso. Una mina davanti a una patatonza, così tanto per far qualcosa. E raccogliamo sempre soli, che questi ci aiutano sempre. Ricordo che ogni 100 possiamo piantare uno sparasemi. E cioè giri solo indifesi, sì, chi se frega tanto. E qua siamo un po' nella merda, perché se questo qua salta, sa che è troppo veloce. No, 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 no. No, non farlo, non farlo, non farlo, no! Bastardo. Ho dovuto usare le maniere forti, se no. Anche qua siamo nella merda. Sto giocando altamente da schifo. Però vabbè, dai, sono i primi livelli, quindi non potranno Mario e poi Mario sconfiggerci, noi siamo troppo potenti, siamo troppo power per voi piccoli zombie di quartiere. Aspetteremo quelli più forti, quelli più pompati. E intanto mancano penso solo questi pochi zombie alla mitica ordata finale, che ci saranno un bel po', però siamo ancora all'inizio, quindi sarà una cazzata, una passeggiata a passarci sopra con violenza proprio. E infatti, come sospettavo, amici, ho creato un impero, una fortezza da paura, e li ho già sconfitti tutti. Vabbè, non che ci volesse poi così tanto. E ho sbloccato questa incredibile pianticella che rallenta tutti gli zombie. E allora io vi saluto, un gran saluto dai giù per YouTube. Ci vediamo al prossimo video. Lasciate un mi piace, un commento.
iscrivetevi al nostro fantasmagorico canale Super Power Overpower e paura a tutti!